Aveva trasformato la sua vita in un inferno. A Isernia, l'uomo, rifiutato da una donna, ha iniziato a pedinarla, costringendola a vivere nel terrore e a uscire di casa solo per necessità, mai da sola. Ormai si guardava continuamente intorno per paura di incontrare il suo stalker, ma alla fine, stanca di vivere da prigioniera, ha trovato il coraggio di raccontare la propria storia ai carabinieri di Isernia. L'uomo è stato sottoposto al divieto di avvicinamento alla persona e ai luoghi da lei frequentati, uno dei tanti episodi che si sono verificati tra le mura domestiche, talvolta davanti ai figli minorenni nella provincia di Isernia. Minacce, botte e offese, 16 le denunce da inizio anno per violenza di genere e maltrattamenti in famiglia. Donne che hanno trovato la forza di dire basta, che volevano voltare pagina. Alcune di loro, nonostante avessero interrotto già da tempo le rispettive relazioni sentimentali, sono state ossessionate, a volte per anni, con continue telefonate, pedinamenti e minacce. Un incubo a cui i carabinieri hanno messo fine. Hanno ritirato le armi degli indagati per scongiurare conseguenze più gravi e indicato alle vittime i centri antiviolenza presenti sul territorio.